Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, come state? Io ovviamente inizio il vlog dal lettone. Comunque ci sono delle novità qui perché 2 giorni fa, martedì sera, per voi saranno 3 che siete nel futuro, ma l'altro ieri sera c'è stata la conferenza stampa del primo ministro olandese e per fortuna sono molto contenta perché piano piano stanno riaprendo qualcosina, adesso riapriranno, cioè adesso dal 3 marzo riapriranno parrucchieri, estetisti e tutti i vari tipi di lavoro a contatto, diciamo, quindi un pochino appunto potrò muovermi di più, potrò andare dal parrucchiere, potrò andare a fare le unghie. Io ovviamente non appena è uscita la notizia ho prenotato istantaneamente parrucchiere e nail art perché sì, mi piace tantissimo lo smalto semipermanente nude che faccio io da sola a casa, però non mi dispiace andare a farmi fare appunto qualche design particolare, quindi sono contenta, insomma, che piano piano si smuovano un po' le cose, anche se in realtà non sono molto ottimistici, cioè stanno riaprendo, ma al contempo sono parecchio pessimisti e stanno dicendo che in realtà sta iniziando la terza ondata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, però io sono contenta, uno, perché non fa più così freddo e ormai sembra che sia arrivata la primavera. Numero due, sono contenta appunto perché almeno potrò andare a sistemare la ricrescita e a sistemare un po' i capelli perché le extension che ho ormai sono veramente scese tantissimo e quindi vado a mettere appunto delle extension nuove, andrò da un nuovo parrucchiere, non dall'ultimo in cui ero stata, che avevo portato con me, non è stata una bellissima esperienza, quindi cambierò parrucchiere. Comunque fatemi sapere com'è la situazione in Italia. So che hanno introdotto un nuovo colore, non mi ricordo il nome, ma so che c'è qualcosina di nuovo per quanto riguarda i colori in Italia. Fatemi sapere voi in che zona siete, come sta andando la situazione, sia la situazione in sé, ma anche psicologicamente come state, perché io sto veramente notando che non è facile, nel senso che ti mancano tanto le cose che facevi prima, che la vita, non voglio dire che sembra che non abbia un senso, però sembra che abbia molto meno senso di quello che aveva prima e ti sembrano tutte le giornate uguali. E per quanto mi riguarda, come vi dicevo su Instagram, ho dei momenti alti e bassi, e quando sono bassi sono parecchio bassi, nel senso che sì. Ultimamente sto notando un pochino appunto che tra la stanchezza del lavoro e tra la... Su un aereo sembra che stia per cadere sulla casa, ma passano molto vicini. Ma ultimamente sto notando che la stanchezza del lavoro è tanta, ma soprattutto anche la stanchezza psicologicamente, a volte di pensare se la vita tornerà mai ad essere quella che era prima. E poi non so voi, ma mi capita a volte di parlare con persone che sono talmente pessimiste, cioè talmente negative, che dopo aver parlato con loro, non lo so, cioè buttano giù l'energia anche a me, quindi anche questo non aiuta quando veramente parlo con qualcuno che la pensa in modo così catastrofico che non riesci neanche tu a... cioè tu cerchi di farli sentire meglio, però in realtà sono loro che poi fanno sentire peggio te e quindi ti ritrovi ad avere tutta la loro negatività addosso, che ovviamente è comprensibile, però non mi fa bene proprio, noto, non mi fa bene sentire persone che parlano veramente in modo, cioè, così catastrofico, perché poi mi butta giù il morale anche a me, o sarà che sono sensibile, quindi mi passano la loro ansia, non lo so, però mi è capitato in questi giorni ed è una cosa a cui ho fatto caso. Comunque volevo ringraziarvi perché quando su Instagram vi ho detto che ultimamente non stavo benissimo con il morale, mi avete scritto in tantissimi, mi ha fatto piacere e vi dico la verità, non escludo di prendermi qualche giorno, qualche settimana di pausa da YouTube, anche perché vi dico la verità e so che ne hanno parlato anche altri influencer, non so se anche altri YouTuber ne hanno parlato, ma ne abbiamo parlato noi tra di noi dietro le quinte. E
Abbiamo notato, parlo per me, ho notato che da quando è esploso il Covid, quindi si parla di un anno, l'hate, quindi i messaggi di haters che noi riceviamo, che io ricevo, sono, stavo per dire raddoppiati, ma in realtà sono tipo quadruplicati. Cioè, se prima ogni foto che postavi, ogni storia che postavi ti arrivavano un sacco di complimenti e poi anche qualche insulto. Adesso devo dire purtroppo che siamo quasi arrivati a metà e metà, cioè metà complimenti, metà insulti. E questo non significa che io dia per scontati i complimenti, però è veramente tanto se quando posti una foto ti ritrovi 50 commenti positivi e 50 commenti negativi. Tra l'altro, quasi tutti arrivano in privato, molti arrivano in privato, come se il fatto di dirti determinate cose in privato sia meno grave perché gli altri non lo vedono. C'è questa logica, vabbè, non la capirò mai. Comunque, purtroppo è così, è un po' tutto il mondo dei social, ma io sono convinta che il Covid abbia fatto uscire il meglio nelle persone buone e il peggio nelle persone cattive. Questa è la sensazione che io ho avuto dall'inizio e sono convinta, che sia così perché riesco a vedere, avendo un pubblico talmente ampio, riesco a vedere gli effetti che ha avuto il Covid e tutta questa situazione psicologicamente, che ovviamente è comprensibile, ma vai in terapia, non vai ad offendere una YouTuber, cioè della serie. Perché andare in terapia e spendere per uno psicoterapeuta quando puoi offendere una YouTuber? È gratis, cioè nel senso, però fa ridere, però purtroppo è vero. Comunque, se dovessi fare una pausa su YouTube, naturalmente prima vi avviso, non scompaio completamente facendovi preoccupare, assolutamente no, ma stavo pensando che cos'era, dal 7 al 14, non sappiamo ancora le date certe, però presto arriveranno qui Neil e Andrea e quindi penso che magari quando ci saranno loro potrei prendermi delle giornate libere per stare con loro e per non lavorare costantemente anche quando ho amici qua, quindi potrebbe essere una soluzione, ma non escludo di non prendere solo una settimana, ma di prenderne due in cui voglio proprio stare lontano da cellulari, videocamere, luci, computer, veramente lontano dai social perché ogni tanto ho proprio bisogno di un detox, quindi vedremo ragazzi, vedremo, ci sto un attimino pensando. Altra novità qui in Olanda, comunque hanno esteso il coprifuoco, doveva essere fino al 3 di marzo, adesso l'hanno esteso almeno fino al 15, quindi questa notizia non mi ha reso particolarmente felice, ma è anche vero che dopo le 21, perché qui inizia alle 21 il coprifuoco, non alle 22 come in Italia se non sbaglio, giusto? Però in realtà non è che si possa fare tantissimo dalle 21 in poi, quindi perché è tutto chiuso, continuano ad essere chiusi tutti i negozi, tutti i ristoranti e anche questo è molto difficile per me, il fatto di non poter andare a pranzo, di non poter far colazione, non poter uscire, bere qualcosa con un'amica, anche questo è parecchio difficile perché qui appunto i ristoranti sono chiusi da ottobre ed è ormai è tantissimo, è una vita e i negozi hanno chiuso poco dopo, fine novembre, inizio dicembre, quindi è veramente una cosa che mi pesa, non posso mentire, è una cosa che mi pesa. E quindi sì, speravo onestamente che riaprissero almeno i ristoranti, almeno a pranzo, però purtroppo no, per adesso ancora tutti chiusi almeno fino al 15 di marzo. L'unica cosa, i negozi possono accogliere clienti solo su appuntamento e due persone alla volta, però se vado a fare shopping è una cosa che faccio passeggiando, eccetera, senza avendo in mente nulla di particolare, quindi non so se poi in realtà appunto andrò a fare, anche perché l'esperienza di fare shopping così non è proprio uguale, onestamente. Quindi sì, queste sono un po' le novità, ragazzi, novità non novità qui in Olanda. Ho acceso il robottino aspirapolvere. Sì. Ciao, amore mio, buongiorno. Ma buongiorno, amore mio. Queste grida che cosa sono poi? Che cosa sono queste grida, amore mio? Amore mio?
Buongiorno, sì, sei stato solo tutta la notte, povero questo gattino, abbandonato con la gatta che non gioca mai con te, lo so, lo so, lo so. Non lo so veramente, Denver. Grida sto gattino! Cosa gridi tu con queste guanciote? Fai vedere queste guanciotte bellissime! Ti strapazzo, ti spupazzo tutto, gatto Never! Ti strapazzo, ti spupazzo! Quanto sei soffice! Quanto sei soffice! Ma sì, amore, sono qua! E la gatta Stellina dov'è? Ha tra l'altro seguito il vostro consiglio, ho messo le due sedie trasparenti come capotavola. Almeno per il momento, non so ancora se preferisco così o come era prima. Comunque, qui c'è Gatta Stellina. Buongiorno, Gatta Stellina! Mi hai svegliato 300 volte stanotte perché gridavi, non ho ben capito come mai, e adesso sei tutta calma e tranquilla? Adesso che sono sveglia io, sei tutta calma e tranquilla? Eccolo che arriva. Patatina! Buongiorno, Gatta Stellina! Buongiorno gatta Stellina, sei bellissima, sei bellissima, occhi smeraldo, sentitelo questo, sì, comunque ragazzi, se avete un consiglio, ho versato della cera purtroppo perché ho smosso una candela profumata e ho versato della cera, non so se si riesce tra l'altro a vedere, si vede soltanto il riflesso. Ecco, forse così. Sì, abbiamo capito che tu sei protagonista. Comunque, eccola, così riuscite a vederla. La cera, praticamente, si è versata sta cera. Io poi l'ho rimossa completamente. Ho cercato di rimuovere questi residui con l'alcol, ma non se ne vanno in alcun modo, né con l'igienizzante. Non so come fare, perché in realtà il tavolino, cioè, non si vede, però in controluce si vedono i segni della cera, non so come fa, cioè io non posso parlare perché ho un gatto urlatore. Tu non sei una scimmia urlatrice, sei un gatto urlatore. Cosa c'è, amore? Cosa c'è, amore? Ah sì, dobbiamo spostarlo il tavolino, altrimenti il robottino si impiglia sotto. Sì, amore, sì, amore. Scusate il rumore del robottino, ma adoro il fatto che pulisca per me. E il gatto Dever ancora non si è calmato, come ben potete vedere. Comunque, questa è la mia colazione di oggi. Ho preso una acai bowl da un posto qui vicino che le fa buonissime. Ed è appunto una acai bowl con semi di chia, banana, semi di zucca, mirtilli, fragole, cocco grattugiato e noci. E poi ovviamente non può mancare il mio caramel macchiato di Starbucks che ho comprato al supermercato, ma ho appena scoperto che Starbucks fa anche il delivery qui, quindi potrei anche iniziare ad ordinare qualcosina. Ma intanto appunto questa è la mia colazioncina. Buon appetito. Gnom, 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 gnom. Buon appetito a me. Comunque ragazzi, qui in centro mi sto rendendo conto appunto solo adesso di quanti ristoranti e di quante cose strafighe io posso ordinare da quando sono qui. Appunto, ho scoperto che c'è Starbucks che consegna, ho scoperto che c'è l'Hard Rock Café che consegna, e l'altra sera ho preso la cena dall'Hard Rock Café. Mi sono sentita un po' turista a casa mia, nel vero senso della parola, a casa mia. E poi ho scoperto anche che anche Dunkin' Donuts fa le consegne, quindi da una parte sono strafelice perché veramente, cioè, posso realizzare tutti i miei sogni per quanto riguarda i delivery e il cibo della vita, dall'altra parte forse per la mia dieta e alimentazione non è proprio il massimo questa cosa, però potrei fare un mukbang in cui ordino tipo tutte le cose di Starbucks o tutte le cose di Dunkin' Donuts, non lo so, fatemi sapere che cosa ne pensate, specialmente il fatto di poter ordinare Starbucks. Per me che prendo sempre i drink di Starbucks al supermercato, vi dico che non è male come news. E
e non mi dispiacerebbe assaggiare un po' tutti i drink di Starbucks, anche se poi penso che se dovessi veramente assaggiarli tutti probabilmente morirei con tutta la caffeina che c'è, quindi non lo so, però potremmo fare una cosa del genere, tipo un mukbang Starbucks, un mukbang Dunkin' Donuts, insomma fatemi sapere perché non lo so, sono parecchio intrippata da queste cose. Sapete cos'è il fatto? Che ultimamente sono così pochi gli avvenimenti che tipo non puoi fare niente, non puoi vedere nessuno, non puoi andare da nessuna parte, tutto chiuso, che quindi il fatto di aver scoperto questi delivery è stata tipo la scoperta dell'anno, un po' appunto come quando vai a fare la spesa ed è tipo l'evento della settimana, uguale. Comunque ragazzi, non vedo l'ora di farvi il video aggiornato. Mi avete consigliato in tanti, dopo il video che avevo fatto in cui ho pagato una medium per fare, perché facesse il ritratto della mia anima gemella, dopo quel video in tanti mi avete detto: Nicole, fai la stessa cosa, cioè ordina un altro servizio simile da un'altra medium e vedi se ti fa un disegno, cioè se il disegno che ti manda è della stessa persona o comunque se gli assomiglia. E io ragazzi l'ho fatto, mi hanno già mandato il disegno nuovo, che vi anticipo stavolta sarà a colori, ma non vi anticipo null'altro perché è stata una cosa abbastanza, no, non vi dico niente, non vi dico niente, vedrete. Penso che questo video lo filmerò domenica e quindi voi lo vedrete lunedì. Queste cose bisogna prenderle assolutamente con le pinze e io non consiglio a nessuno di fidarsi di medium che trovano su internet, se non appunto per farlo per gioco. Sì, però non è una cosa a cui io mi affiderei al 100%, nel senso che appunto non si sa mai, no? Appunto come dicevo nell'altro video, secondo me il 99% dei medium su internet è gente che cerca di spillarti i soldi. Ci sarà anche 1% che magari lo è davvero, però appunto è molto più probabile che si trovi un ciarlatano. Quindi in linea generale voglio dirlo, non fidatevi, però secondo me questa serie che voglio fare sui medium, in tanti mi avete detto Nicole falla, è molto carina, molto interessante ed è una cosa che non ho visto già su YouTube, quindi sto già pensando a quale prossimo servizio farò fare a questa, a questo o questa medium, perché ovviamente ne faremo tanti, quindi. E poi datemi consigli anche voi se ci sono cose particolari che vorreste che chiedessi alla o al medium, perché sto raccogliendo idee, perché è una tipologia di video che mi piace molto fare, perché personalmente mi incuriosiscono tantissimo queste cose, lo sapete, mi conoscete, sono scorpione, you know, e quindi appunto pensavo di, cioè voglio fare assolutamente una serie di questi video. E se avete consigli particolari, ho già diverse idee, però se avete consigli carini scrivetemeli nei commenti. Comunque mi fate morire ragazzi, perché c'è, ho visto i vostri commenti su quel video e in tantissimi mi avete detto che il disegno, la persona nel disegno della mia anima gemella assomiglia a Neil. E io questa cosa l'ho menzionata nel video, ma un po' per ridere, perché un po' ricordava forse gli occhi, il taglio degli occhi, eccetera. Però la struttura del viso, il naso, sono completamente diversi. Invece voi, che avete quest'idea molto disneyana di me, Neil, nel senso che volete a tutti i costi che torniamo assieme, io l'ho capita questa cosa, siete come l'amica romantica che spinge affinché succeda qualcosa, però vi dico che siete senza speranze, cioè non c'è speranza per questo. Però mi fa molto ridere il fatto che appunto voi vediate Neil ovunque. Mi fa troppo ridere sta roba perché non gli assomiglia affatto, se non appunto un po' il taglio degli occhi eccetera, e tutti a dirmi è Neil. E poi mi ha fatto anche tantissimo ridere il fatto che in tanti mi abbiate scritto assomiglia a Keanu Reeves. Se vi devo dire la verità, non appena ho aperto la foto e l'ho vista ho pensato a Keanu Reeves, però mi sembrava talmente ridicola come cosa da dire che la mia anima gemella possa essere Keanu Reeves, che me la son tenuta per me, perché mi sembrava un po', non lo so, non lo so perché non l'ho detto ad alta voce, però ho pensato anch'io la stessa cosa. E beh, vi dico onestamente che Keanu Reeves mi piace un sacco, però purtroppo non penso che sia tanto fattibile, a meno che qualcuno non sappia dirmi se è ad Amsterdam o verrà mai ad Amsterdam, potrei cercare di andare tipo a stalkerarlo. Sto scherzando, più o meno, insomma, potrei anche, non si sa mai. Ok ragazzi, ho fatto la doccia, non ho lavato i capelli perché li ho lavati ieri e sto cercando di non lavarli troppo spesso, che è una cosa che faccio
sempre. Adesso skincare, ho la pelle che mi tira, ragazzi, è secchissima in questo periodo, tra il retinolo e la mia pelle in inverno è una cosa incredibile. Vado ad applicare prima cosa il mio contorno occhi, questo è il contorno occhi di Labcare Cosmetics 3 azioni, e mi piace perché mi toglie con questo effetto rinfrescante le borse, perché io non ho un grosso problema di occhiaie scure, ma il mio grosso problema è appunto il viso gonfio la mattina, e quindi tutta la zona del contorno occhi ha queste borse belle pronunciate, belle gonfie, che devo appunto andare a sgonfiare, e vado a massaggiare bene, sempre con l'anulare. Mi raccomando che è il dito con cui facciamo naturalmente meno pressione, e vado però così a picchiettare, faccio un bel massaggio la mattina, ragazzi, perché devo veramente avere un effetto drenante, perché sono io, cioè nei video non mi vedete puffy, tutta gonfia, e mi dite spesso che sono io a vedermi così quando ve lo menziono nei video, ma vi posso assicurare che sono veramente, cioè ho veramente il viso gonfio e ho veramente le borse sotto gli occhi, solo che probabilmente sono quelle cose che, di cui ti accorgi tu e non tanto gli altri, credo. Adesso siero, di solito lo applico più la sera che la mattina, ma visto che ho la pelle talmente secca ho bisogno di un pochino di nutrimento extra, e vado ad applicare, questo è il mio preferito, è il siero definitivo, quello nuovo uscito appunto da Labcare, che ha la parte sotto con l'acido ialuronico, se sentite parlare il robottino che si sta rimettendo in carica, e sopra invece, che io lo sto finendo in realtà, questo significa che lo sto usando veramente tanto perché è appena uscito, e la parte sopra, la vedete, è appunto di un colore diverso, sono invece degli oli naturali idratanti, vado a mescolarlo per attivare il tutto, e adesso lo applichiamo sul viso, anche qui picchiettiamo, e ovviamente anche su collo e décolleté, che sono sempre sempre secchissimi, e poi picchietto e poi lo massaggio verso l'alto. Adesso come crema vado ad applicare il mio idratante, la crema viso anti-age concentrata, anche questa è di Labcare, questa è molto idratante ma non troppo pastosa, troppo pesante, quindi idrata però non mi appesantisce la pelle, va benissimo anche sotto il trucco, ma non prelevo soltanto la mia crema, ne prendo un pochino e la verso sul, appunto sul dorso della mano, poi prendo le mie gocce sempre di Labcare, queste sono le gocce A più C più E, che so che ormai tutti conoscete, e vado a, specialmente la mattina, sono importantissime le vitamine nella skincare, ragazzi, informatevi, e vado ad aggiungere le mie vitamine, potete aggiungerle a qualsiasi crema ovviamente, io oggi uso questa, e vado a mescolare per bene il prodotto. Le vitamine sono, è come un olio secco, quindi non vi preoccupate se avete la pelle mista o grassa, perché non vanno ad appesantirvela o a rendervela lucida, non vi preoccupate, però sono veramente un ingrediente essenziale nella skincare da applicare la mattina. Per riattivare la microcircolazione, ragazzi, alcuni si danno proprio degli schiaffetti, e questo era un consiglio che avevo sentito un po' di tempo fa, però mi sembra un pochino eccessivo, quindi vado a fare appunto un massaggio giusto per riattivare la microcircolazione e sgonfiare un po' il viso. Voilà ragazzi, skincare fatta, finalmente la mia pelle non tira più, è una sensazione che quando ho la pelle che mi tira penso a tutte le rughe che si stanno formando e sono tipo che corro ai ripari a mettere l'idratante. Come sempre per Labcare ho sempre un codice sconto per voi che vi lascerò qui in sovraimpressione, anche se voglio ricordare che non ci guadagno mai nulla se usate i miei codici sconto, è una cosa importante per me. Quindi questo è quanto ragazzi per la skincare di oggi, adesso sto pensando se truccarmi oppure no, però mi sa di sì. Almeno una cosa leggera, anche se non devo fare nulla, se non volevo uscire per una passeggiata e nient'altro, poi devo stare a casa perché sto aspettando due consegne questo pomeriggio, però una passeggiatina, un po' di trucco, sì dai. Ok, momento trucco ragazzi, iniziamo con il primer, questo è quello di Fenty Beauty. Poi fondotinta nudissimo Diego Dalla Palma, uso sempre questo fondotinta, ma il mio match perfetto come colore è, onestamente mi ci trovo troppo bene per cambiarlo, cioè provo altri fondotinta ma
Non c'è niente da fare, questo sulla mia pelle funziona alla grande come durata, come resa, perché comunque mi dura tutto il giorno e non si vede addosso. È il fondotinta assolutamente perfetto per me. Nel frattempo applico il burro cacao, perché se c'è una cosa che è anche super secca in inverno sulle mie labbra. Comunque ragazzi, sto aspettando oggi che mi arrivi il nuovo grattino per i gatti, perché ho dovuto vendere il grattino che avevo comprato per questo appartamento, perché se Gatto Denver l'ha riconosciuto come un grattino e lo usava, purtroppo Gatta Stellina no, non ha mai capito che quello fosse un grattino dove farsi le unghie, e in oltre due mesi che siamo in questo appartamento, lei ha passato tutto questo tempo a farsi le unghie sul divano nuovo, cosa che mi ha fatto arrabbiare non poco. Quindi, visto che ho cercato di farle capire che quello fosse un grattino, perché ho cercato anche, cioè, siccome Denver si faceva le unghie lì senza nessun tipo di problema, io ho cercato di farglielo vedere, ho cercato di giocare vicino al grattino per far sì che lei capisse che si può fare le unghie lì, ma non ha funzionato assolutamente ed ha iniziato a distruggermi il divano, che comunque io volevo vendere per prenderne uno letto, divano letto, però adesso non so se riuscirò a venderlo, visto che praticamente lo sta rovinando completamente, quindi... E il problema, secondo me, perché Gatta Stellina, allora, un po' si è sempre fatta le unghie sul divano vecchio che avevo a Trieste, però era un divano vecchissimo di cui sinceramente non mi fregava niente, quindi l'ho sempre sgridata, però era una cosa che ormai era abituata a fare da quando avevo quel divano, quindi dai tempi in cui abitavo in Olanda. Quindi con il divano nuovo, quando abitavo ad Alkmaar, non lo faceva, si faceva le unghie solo ed esclusivamente sui grattini, però i grattini a cui lei era abituata sono quelli che hanno praticamente quei cosi tubolari, ok, quei tubi lunghi, però sottili, quindi più o meno di questo spessore. Quello che le ho comprato io adesso, invece l'avete visto, era tipo gigantesco, e quindi secondo me lei non ha riconosciuto il fatto che quello fosse effettivamente un posto dove potersi fare le unghie. Quindi appunto ho dovuto vendere quello, l'ho venduto in un nanosecondo, e ne ho ordinato un altro che dovrebbe arrivare oggi. Spero che arrivi oggi, perché non posso far stare i gatti troppo a lungo senza un grattino, ovviamente, altrimenti iniziano a rovinarmi tutta casa. Quindi speriamo, speriamo veramente che arrivi oggi, e soprattutto che a Gatta Stellina vada bene il grattino nuovo, perché altrimenti non so più che cosa fare veramente, perché ci ha preso molto gusto nel distruggere il divano, purtroppo. Correttore ho usato quello di Mesauda, il Magic Wand. Cipria, Fenty Beauty, questa è la Pro Filter in colore Butter. Poi della palette Cheek Stars vado ad usare la Hoola come bronzer per fare il contouring, e poi userò Sugar Bomb invece come blush. Pennello per il contouring uso sempre il Mr. Perfect di Too Faced, che come pennello da terra secondo me è fantastico, perché ti permette di andare molto molto precisa dove vuoi applicarla, e poi si sfuma anche molto molto facilmente. Mi piace perché le setole sono belle compatte, quindi è semplice applicare e sfumare. Ok, ho fatto il contouring anche al naso, adesso sfumiamo per bene con la Beauty Blender. Un pochino mi piace sfumare sempre già con il pennello e poi vado a finire appunto con la mia spugnetta. Questa tra l'altro non è la Beauty Blender di Sephora, ma è di Mesauda. Non mi dispiace onestamente, secondo me la struttura della spugnetta è molto simile e non ti lascia segni visibili sul viso. Una cosa però che non mi fa impazzire di questa spugnetta è il fatto che sia completamente piatta appunto su uno dei lati, perché preferisco se è un pochino arrotondata come la Beauty Blender. Secondo me l'applicazione è più naturale, perché con questa che è piatta, quindi lungo tutto il bordo, a volte, cioè quando vado ad applicarla, a volte vedo il segno del bordo, e quindi appunto preferirei se fosse arrotondata invece che piatta. Però tutto sommato è un'ottima, ottima spugnetta, e non ne ho trovate molte che mi piacciono a parte la Beauty Blender, quindi
è un ottimo complimento per Mesauda, perché sono molto molto picky ed è molto difficile che io trovi, appunto, che io mi trovi bene con queste spugnette, ma questo non è affatto affatto male. Sfumiamo ancora un po' tutto il contouring che metto sempre attorno al viso, come sapete, per assottigliarlo. Ok, ci siamo. Adesso, appunto, blush. Tra l'altro Sugar Bomb ha anche un profumo buonissimo, quindi mi piace applicare questo blush, che è un blush che ho scoperto da poco. Applico sempre un po' di blush anche sul naso, perché quando ci abbronziamo il blush praticamente va un po' a ripetere l'effetto che fa il sole su di noi quando ci abbronziamo. E quando ci abbronziamo, appunto, ci abbronziamo prima sulle guance qui, che è la parte più esposta, ma anche sul naso. Quindi per mimare un po' l'effetto naturale del sole vado ad applicarlo un pochino anche sul naso. Adesso non vado a fare un trucco particolarmente elaborato, niente di speciale oggi, perché veramente voglio solo sentirmi a posto, quindi un trucco giusto leggero leggero. Vado ad usare, ovviamente ragazzi, questo è uno dei miei mascara preferiti in assoluto, è il Maybelline Sky High. So che in Italia è difficilissimo da trovare, dovete dare un'occhiata su Look Fantastic o Beauty Bay, so che va sold out, ma poi ne arrivano degli altri, quindi se non siete ancora riusciti ad accaparrarvelo, continuate a provare, continuate a cercare, perché adesso è super in voga, quindi tutti lo stanno acquistando, ma piano piano riforniscono, potreste, anzi dovreste riuscire a trovarlo ad un certo punto. Io ne ho ordinati tra l'altro altri 3 e ancora non mi sono arrivati e mi hanno dato come data marzo, quindi sono stata molto fortunata a riuscire a prendere questo, perché appunto adesso ne voglio altri, ho ordinato un bel po' di backup, ma sto aspettando appunto che mi arrivino. Comunque sono molto imbarazzata per la parte posteriore di questo specchio, che è pieno di ditate di trucco, ma non se ne vanno, neanche con le salviettine non se ne vanno. Una cosa però su cui bisogna fare attenzione con questo mascara è che forma facilmente i grumoletti, quindi non si possono fare troppe passate, perché ad un certo punto si formano i grumoletti e arriva l'effetto ragnatela, che non è un bell'effetto. E anzi, vorrei consigliarvi anche di non applicare troppo mascara sulle ciglia inferiori, perché molto spesso l'effetto ragnatela arriva anche dal fatto che abbiamo troppo mascara sulle ciglia inferiori. E onestamente le mie ciglia inferiori sono molto lunghe, cioè sono praticamente quasi più lunghe delle ciglia superiori, ok? Però io stessa a volte le accorcio, cioè vado a togliere il mascara sulle punte, perché altrimenti sono troppo lunghe e l'effetto, appunto, mascara con i grumoletti non mi fa impazzire. Le ho talmente lunghe sull'angolo esterno che non so neanche come andare ad applicare il mascara qui, perché non le ho mai avute, cioè, così lunghe nella mia vita. Voi potete andare a vedervi i video passati e riuscirete a vedere la differenza, perché io non ho mai avuto ciglia così lunghe proprio nella mia vita. Matita per le sopracciglia uso sempre quella di She Glam, che ragazzi mi sta piacendo un sacco, è pratica, super sottile, super precisa e il colore è perfetto. Tra l'altro ho scoperto di non impazzire per le matite sopracciglia che hanno un sottotono caldo, se sono troppo, veramente troppo aranciate, non mi ci vedo bene per niente, quindi sono molto meglio le matite fredde, con un sottotono freddo e un pochino più grigetto, almeno per le mie sopracciglia. Questa non è al 100% fredda, ma perlomeno non è troppo arancio. Ok, adesso manca solo il rossetto. Oggi applico questo di Banana Beauty, il colore è Flowin', è un nude molto naturale. Tra l'altro i rossetti di Banana Beauty, che sono praticamente come delle tinte, una volta che li applichi stanno lì, e sono un po' gli unici che posso mettere con l'Invisalign, perché altrimenti
con tutti gli altri rossetti mi ritrovo il rossetto sui denti, incredibile. Ma l'Invisalign ti fa proprio appiccicare il rossetto. Tra l'altro, parlando di Invisalign, sono all'ultima mascherina adesso e dovrò tenerla su per più di un mese, fino a quando, ad aprile, perché ho già prenotato un altro biglietto ad aprile, cioè l'ho semplicemente trasferito il biglietto che già avevo, ho pagato un sovrapprezzo solo di un euro, quindi ottimo, e ho appunto il volo ad aprile e poi finalmente ad aprile finirò le mascherine, forse, perché c'è un dente sotto che è leggermente storto e io sono super perfezionista e vorrei onestamente che fosse dritto, quindi penso che non avrò finito ancora con l'Invisalign, forse ci sarà ancora qualche altra mascherina prima di passare a quelle di, come si dice, contenimento, insomma quelle che poi fanno sì che i tuoi denti rimangano dritti. Ok, adesso aspetto che si asciughi. Nel frattempo vado a spruzzare il mio spray fissante. Questo è di MAC ed è il Fix Plus All Day Hydrating Spray. Non mi fa impazzire l'applicatore, onestamente, perché invece di mandarti uno spruzzo leggero che ti va su tutto il viso, ha un getto fortissimo, unico, che non so se riuscirete mai a capire. Comunque non mi fa appunto impazzire, penso che sia proprio il diffusore, il dispenser qui, perché il prodotto credo sia valido, ma appunto la confezione non mi fa impazzire. Trucco completato, ragazzi, adoro, adoro, adoro questo rossetto, secondo me è il nude perfetto, e poi ho applicato tantissimo, tantissimo mascara. Outfit di oggi molto easy, sopra la mia tuta ho semplicemente messo questo cappotto che è abbastanza leggerino perché fuori fa parecchio caldo, ormai è primavera qui, e poi ho la mia chanellina, la jumbo nera con hardware argentato, devo uscire giusto per fare due cosine e approfittiamo appunto per fare una passeggiata. Sempre bellissimo passeggiare lungo questi canali, anche se oggi il tempo è un po' una schifezza. Era più bello stamattina, adesso è tutto nuvoloso, ma guardate che meraviglia. Poi abitare in questa zona di Amsterdam, che continuo a ritenere la più bella, è magico. Veramente, veramente magico. Quanto adoro queste casette, io le amo. E sono già accese anche le luci sul ponte. Eccole le lucine accese. Che meraviglia. Super silenziosa Amsterdam, ormai mi sono quasi abituata a vederla vuota, deserta, così. Adesso onestamente mi dispiace per tutte le volte che mi sono lamentata che c'erano troppi turisti, che c'era troppo casino, che c'era troppa immondizia per strada, boh vabbè, quello si potrebbe anche evitare, però in linea generale mi dispiace per tutte le volte che mi sono lamentata per il casino che c'era, perché adesso con queste strade vuote mancano i turisti e manca il casino. Se non lo sapevate, comunque queste sono case, cioè c'è gente che ci abita e addirittura le danno in affitto, e ce ne sono alcune che dentro sono bellissime e hanno affitti altissimi. Io non ci abiterei mai, però gusti. È sicuramente una cosa molto caratteristica di Amsterdam, la casa nella barca sul canale. E guardate che cosa ho trovato, ragazzi, ho trovato questi cupcake che sembrano strabuoni. Guardate che meraviglia. Dun dun. Ciao, ciao, mica torni a salutarmi tu. Comunque, ragazzi, decisamente ho fatto un ottimo acquisto, sembrano squisiti, squisiti, anche se devo assolutamente invitare un'amica perché sicuramente non me li mangerò tutti io, ma oddio, questo con il marshmallow, cioè, cosa c'è tu? Cosa c'è tu? Sono tornata, sì, ciao, non è l'ora della pappa, non è l'ora della pappa. No, non è l'ora della pappa, e due crocchette io lì le vedo ancora. Amore mio, sei bellissimo, patatino, patatino mio. Ok, ragazzi, in questo periodo veramente non ne va bene una, cioè io non, veramente non lo so, sta succedendo tutto adesso.
Comunque stavo carezzando Gata Stellina e mi sono resa conto che, vi faccio vedere, cioè non riuscirete a vedere, ma vi faccio vedere la zona. Ehi patatina, perché mi fai preoccupare patatina mia? Perché mi fai preoccupare patatina mia? Praticamente qui dietro, sotto il pelo, non si vede, ma io la sento, ha una specie di, come una specie di pallina sotto pelle che si muove. Non capisco che cosa possa essere, lei non fa male perché Gata Stellina sta benissimo, gioca, fa la papa, fa le fusa, come in questo momento, però sta cosa non mi piace e ho chiamato adesso il veterinario e oggi sono pieni, domani sono pieni, sabato e domenica non lavorano, lunedì sono pieni, quindi il primo appuntamento me l'hanno dato martedì, dicendomi però, e poi mi hanno, cioè, mi hanno fatto super preoccupare perché gli faccio, ma cioè, aspettiamo fino a martedì, vale la pena che magari chiamo un'altra clinica e la porto da un'altra parte, e mi hanno detto potrebbe essere niente di che, cioè quindi veramente solo un po' di tessuto adiposo, oppure potrebbe trattarsi di un tumore, mi fa, quindi, cioè il fatto che mi abbia detto così non aiuta, oddio mio, vabbè che gli olandesi sono molto diretti, però mi sono un po' così, non lo so, insomma adesso sono particolarmente preoccupata per Gata Stellina perché da una parte penso non sarà niente di che perché lei comunque sta benissimo, cioè mangia, gioca, fa le fusa, anzi è felice, cioè i miei gatti sono gatti felici, ok? Però al contempo, beh, non lo so, non voglio dire niente, in ogni caso sono contenta di aver notato questa cosa e quindi martedì abbiamo l'appuntamento all'ora di pranzo per vedere, probabilmente dovranno farle le lastre, insomma i raggi, e capiremo di che cosa si tratta. Il fatto che io adesso devo stare fino a martedì, che poi per puro caso ho trovato sta cosa, cioè fino a martedì adesso un po' con l'ansia praticamente, quindi non veramente ragazzi, vi giuro, cioè questo periodo da quando è iniziato il Covid sono successe talmente tante cose con mia nonna, con Denver, adesso Gata Stellina, altre cose di cui non vi ho neanche menzionato, ma c'è veramente, cioè mi aspetto di guardare fuori dalla finestra, di vedere un apocalisse di zombie da un momento all'altro, perché non mi stupirebbe. Comunque no, cerco di buttarla in ridere, però sta cosa che ho... cioè, accarezzavo Gata Stellina, ok, ho accarezzato Gatto Denver, sono andato, ho accarezzato Gata Stellina, sentito sta cosa, subito, ho chiamato il veterinario, mi hanno lasciato in attesa un bel po' perché sono pieni di lavoro, e poi mi ha detto così, potrebbe trattarsi di niente, potrebbe trattarsi di un tumore, cioè, vabbè, niente, adesso sto in ansia fino a martedì, così ragazzi, comunque vi aggiornerò, non voglio neanche farvi preoccupare onestamente, quindi scusatemi veramente se vi sto facendo preoccupare, perché magari non sarà assolutamente niente, o magari se anche dovesse essere un tumore ed è benigno, la operiamo e non è un problema, comunque tutto quello che devo fare per i miei gatti lo faccio, quindi vabbè, scusatemi se vi faccio preoccupare veramente, lo so che non è bellissimo da parte mia farvi preoccupare e non vorrei neanche mai successa sta cosa adesso, che cosa vi devo dire. È arrivato il grattino nuovo ragazzi, evviva, i gatti sono molto interessati, quindi questa è una nota positiva. Gata Stellina? Gata Stellina? Hai visto cosa è arrivato? Spero che questo lo userai Gata Stellina, veramente, è l'ultima... L'ultima opzione che mi è rimasta è stata prendertene uno più piccolo, ma che ricordi quello che avevate ad Alkmaar. Gata Stellina? Sì, Gata Stellina, ok. Adesso lo costruisco e ci vediamo tra poco con il risultato finale, anche se me l'aspettavo un pochino più grande, onestamente. Quando ho visto la scatola ho pensato fosse un pochino piccolino. Vediamo. Tadan! Fatto, onestamente me l'aspettavo più grande. Cioè, pensavo fosse tipo comunque un pochino più alto. Sì? Vuoi la pappa? Vuoi la pappa? Immaginavo volessi la pappa. Un attimo, gatto Denver. Gata Stellina? Vero che ti piace questo grattino? Vero che ti piace, Gata Stellina? Vediamo. No, ok, prima pappa.
Tieni, gatto Denver. E gatta Stellina. Tieni, gatta Stellina. Il grattino l'ho girato, l'ho messo da questa parte. Secondo me ha più senso. Speriamo, incrociamo le dita, che a gatta Stellina piaccia. Nel frattempo mi è arrivata anche la spesa, vi faccio vedere le cosine che ho preso. Allora, come potete vedere ci sono tantissime Coca-Cola perché ero rimasta senza Coca-Cola Zero e mi rendo conto in questo momento di aver preso quella da un litro, mentre quella che volevo era quella da un litro e mezzo. Poi, gli avocado invece sono stati lanciati così, senza sacchetto, senza niente. Ma spesso succede qui con la frutta e con la verdura. Poi ho preso 3 vasetti di olive verdi snocciolate che non sono neanche lontanamente buone come quelle della Saclà che abbiamo in Italia, però sono le migliori che trovo qui. La marca è Carbonelle, che sembra italiana ma italiana non è. E come sapete io non riesco a stare senza le olive verdi, quindi devo avere sempre una scorta bella importante. Poi ho preso il Chocomel, questo è quello intero classico che ho preso in realtà per Andrea e Neil per quando vengono, anche se non siamo ancora sicuri al 100%, però io ho già iniziato a prendere cosine per loro. Poi ho preso qualche dolcetto, ho preso queste caramelle alla fragola, sia per me in realtà che per loro quando vengono. Ho preso le cioccolatine Kinder che piacciono a tutti e sono un classico. Poi ho preso questi me li hanno regalati, che qui spesso quando fai appunto la spesa ti mettono delle cosine extra, e ci sono questi fruit rolls alla fragola, grazie. Poi ci sono questi tipo cracker dolci ai frutti di bosco, li assaggerò, vediamo. E poi, allora, questo è il pan grattato, che qua si dice panir mel, non so se lo sto pronunciando bene, comunque è pan grattato. E poi ho preso 2 confezioni di questo doccia schiuma di Nivea, si chiama Water Lily and Oil, e la bottiglia è al 96% riciclata, quindi mi sembra una cosa bella, e appunto ne ho presi 2. Poi ho preso una salsa di soia perché l'altra l'ho quasi finita, io praticamente bevo litri di salsa di soia ogni volta che mangio il sushi, l'adoro. E poi ho preso i ricambi Oral-B per il mio spazzolino elettrico e 3 Fanta, che dovrebbero essere 0, sì, 3 Fanta 0. Queste sono le cosine invece che ho preso dal banco frigo. Bravo Denver, bravo Denver, bravo che ti fai le unghie lì, bravo amore, bravissimo gatto Denver. Ok, gatto Denver ha capito, speriamo anche gatta Stellina. Vi faccio vedere, ho preso i miei soliti filetti di merluzzo impanati. Poi ho preso una burrata che non è proprio buona come quelle che abbiamo in Italia, ma diciamo che mi accontento. Poi ho preso 2, per sbaglio, dovevo prenderne una, ne ho prese 2, confezioni di questo salame spagnolo che è strabuono. Poi ho preso yogurt al cocco, che è diventata la mia nuova fissazione. Adoro, adoro, adoro lo yogurt al cocco, e questo è buonissimo. Poi, altra cosa con cui sono fissata ultimamente, lo sapete bene, sono i drink di Starbucks. Questo è il caramel macchiato, ne ho presi 2. E poi ho preso 2 frappuccino, perché anche questo mi piace un sacco. Poi ho preso i filetti di, cioè ho preso il salmone affumicato rigorosamente norvegese. Poi queste sono wurstel vegane, in realtà, quindi non è carne, ma ho sentito dire che sono buone, quindi proviamole. Poi, cosa che non è vegana per niente, la mortadella. Io adoro gli affettati, ragazzi, non li mangio spesso, però li adoro. E poi ho preso queste patate al forno con rosmarino. Vediamo, anche se penso che siano più buone quelle che faccio io, però per una cosa rapida. E poi ho preso dell'uva e questi succhi freschi, sono 100% frutta e sono, allora, questo è fragola e arancia,
Poi c'è arancia, questo è fragola, banana e mela. E questo, se non sbaglio, ha zenzero, limone e mela. E questo è carota, zenzero e arancia. Devo tradurre dall'olandese, che non è che io sia bravissima. E questo è quanto per la spesa di oggi. Per cena ho ordinato la pizza, ragazzi. Ho preso una margherita con acciughe e carciofini. Non ordino mai carciofini, però stasera mi andava così. Però devo dire che oggi mi ha un po' deluso, perché tutta la mozzarella se n'è andata su un lato, ma dipende da come la trasportano. Comunque, buon appetit a me. Gatto Denver, che cosa c'è? Ti piace il tuo nuovo grattino? Ti piace il tuo nuovo grattino? Che bravo, amore mio. Che bravo, amore mio. Ragazzi, dovete darmi dei consigli per quanto riguarda le serie TV su Netflix, perché non so più che cosa guardare. Tutte le serie TV che guardavo sono finite e veramente non ho più una serie TV da guardare. Perdo le ore a guardare video su YouTube, però su Netflix non ho più nulla al momento. Ho bisogno dei vostri consigli. Possibilmente i miei gusti li conoscete, quindi in realtà qualsiasi tipologia può andare bene, specialmente però horror. Quindi questo è quanto mi sa, ragazzi, per il video di oggi. In realtà non vi nascondo che sono abbastanza preoccupata per il fatto di Gatta Stellina. Un pochino mi preoccupa questa cosa, quindi non vedo l'ora di portarla martedì a fare questa visita, quindi vi aggiorno, ma non sono proprio tranquilla al 100%, diciamo. Questa preoccupazione di fondo mi ha detto anche il veterinario, che comunque in questi giorni qualsiasi cosa dovesse succedere, se lei non ha più appetito o comincia a comportarsi in modo strano, di chiamarli subito, quindi questo farò. Però appunto fino a martedì sarò inevitabilmente un pochino in ansia, quindi insomma, ricordatevi martedì di mandare tantissima energia positiva a Gatta Stellina, che ne ha bisogno. Credo profondamente in queste cose, e se pensate a lei, le mandate tanta energia positiva, energia positiva, energia positiva, aiuta. Come ha aiutato Gatto Denver, aiuterà anche Gatta Stellina. E questo è quanto per oggi. Io adesso mi metterò al montaggio di questo video, così lo vedrete domani puntuale 17:30. Un bacio grande, mia family. Come sempre vi abbraccio forte, 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 forte. E vi aspetto lunedì con un nuovo video. Ciao!